Si chiamerà Autostrada del Mediterraneo e sulle mappe non sarà più A3 Salerno-Reggio Calabria, ma A2. Il completamento dell'autostrada del Sud segna un traguardo storico dopo mezzo secolo. Per il premier Gentiloni un impegno mantenuto grazie alla determinazione del suo predecessore Renzi. Oggi in Consiglio dei Ministri arrivano nuove misure per il Mezzogiorno. L'obiettivo, ha detto il premier, è il lavoro. Una speranza è possibile, nuove occasioni di lavoro sono possibili. La modernizzazione e lo sviluppo di queste terre è uno dei motori poco utilizzati dello sviluppo nazionale del paese. La nuova A2 sarà la prima autostrada al mondo pronta per le auto a guida autonoma, senza pilota. Molte le aspettative per i territori attraversati, oggi facilmente raggiungibili, per un turismo che punta a rilanciare le economie locali. Questo crea fiducia nelle istituzioni, crea fiducia nello Stato e credo che questo sia anche una premessa fondamentale. Insieme agli accordi territoriali che abbiamo fatto, abbiamo firmato un importante Presidente Gentiloni, volevo sottolineare questo aspetto, per esempio con i sindaci del Parco del Pollino, proprio per la viabilità di connessione a questa grande arteria. E da medico ho detto allora là che c'è bisogno di grandi arterie che funzionino, ma c'è bisogno anche di piccole arterie che poi colleghino i luoghi di eccellenza, del turismo, della gastronomia, della nostra straordinaria architettura.